Presente. Siamo al punto dell'ordine del giorno, approvazione del bilancio numero precedente, si porta all'approvazione del bilancio numero 23, numero 29 della seduta del 23 novembre 2018. C'è qualcuno che interviene su questo punto? Passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano. Siamo al punto 1, approvato all'unanimità del presente. Punto 2 dell'ordine del giorno, scioglimento convenzione di segreteria sottoscritta in data 18/12/2018, l'approvazione dello schema di convenzione con il comune di Prato La Sedda e Palazzo. È pervenuta la nota da parte del comune di Montefusto e da parte del comune di Trapano di procedere allo scioglimento, in maniera consensuale, allo scioglimento della convenzione che avevamo approvato, per cui recede Montefusto e la convenzione che si porta in approvazione per la legge. La gestione associata dei servizi segreteria con il comune di Prato La Sedda, Paurasi e San Nicolò. C'è qualcuno che deve intervenire? Grazie, solo per ribadire il nostro voto favorevole, così come avevamo già fatto nel dicembre scorso, prendiamo atto della decisione da parte della dottoressa Fedeppa che alla fine era, da quello che si legge, comunque aveva problemi familiari, ma soprattutto c'era un aumento del lavoro nel comune di Montefusco, dove sembra che era in atto un pensionamento di una serie di dipendenti comunali, quindi andava a gravare su di lei quello che era il lavoro forte, diciamo così, corposo dell'intera macchina comunale di Montefusco. Prendiamo atto di questo, quindi votiamo a favore e abbiamo letto comunque che c'era anche la portarsi diciamo, anche dopo le elezioni amministrative del 26 maggio incontro a un'altra situazione del genere con il comune di Taurasi, dove in questo momento c'è un commissariamento, quindi pensiamo che la cosa sia momentanea, quindi ci dovremmo comunque rivedere e già da questo momento quindi annunciamo il nostro voto favorevole, sperando che aumentino il numero di ore da impiegare presso il comune di San Nicolò Mondrete, perché da come ho detto in questa relazione per noi non cambia nulla sostanzialmente rispetto a quello che era la decisione di dicembre. Grazie. Per qualche altro che ci deve intervenire, passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano. Anche il punto 2 viene approvato con la comunità del Consiglio. Andiamo anche la comunità, chi è favorevole alzi la mano. Anche questa è immediatamente esecutiva con l'unanimità dei presenti. Punto 3 all'ordine del giorno, ratifica del libero di giunta comunale 113 del 28/12/2018, avente l'oggetto variazioni di competenze in cassa numero 3 del 27/11/2018, al bilancio di iscrizione esercizio 2018. La parola al assessore Carlo per la relazione. L'attenzione del Consiglio per la sua ratifica la tenuta dal numero 3 di 113 del 14 dicembre, che è una variazione al bilancio dell'anno 2018 e che nella sostanza dei fatti l'ultima variazione del bilancio come sta qua sono state apportate delle variazioni in più e in meno del bilancio in corso e che nella sostanza sono somme a disposizione o maggiori entrate o minori uscite che sono andate a coprire l'attività svolta da noi nell'anno 2018. Ritengo che praticamente che il Consiglio sia posto nelle condizioni di poter deliberare. Aperta la discussione, se qualcuno tiene a intervenire, passiamo alla votazione. Prego, consigliere Vendetto. Grazie Sindaco. Sì. Per quanto riguarda questo punto dell'ordine del giorno, prendiamo atto che ci sta questa variazione di bilancio. Bisogna andare a leggere comunque la delibera di giunta, era riguardante sostanzialmente
una variazione rispetto a quelle che erano le previsioni di entrata per il progetto Ricordo della Regione, quindi in quanto inizialmente dovevano starci più ragazzi a svolgere questo servizio presso il municipio, quindi essendocene stati di meno, automaticamente c'è stata la variazione rispetto alla somma in entrata e quindi anche in uscita. Così come l'aspettanza segretaria comunale, leggevo automaticamente perché avevamo ridotto il numero di ore rispetto a quella che era la delibera precedente, e poi c'è questo residuo di 47.970,71 che è stato destinato alla Giunta per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Su questo punto vorrei concentrare l'attenzione e quindi invitare l'assessore Capobianco, visto e considerato che si tratta di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, sollecito la messa in funzione relativamente, perché è stata messa in funzione dopo 9-10 anni dalla predisposizione dei pali, ma più che la messa in funzione è proprio questo ha causato la mancata, diciamo così, accensione dei pali della pubblica illuminazione al contrario a Camerino per diversi anni, ha portato la rottura, un guasto a quello che sono gli impianti di trasformazione, quindi ci sono una serie di servizi che, nonostante sia stata messa in atto l'accensione dell'impianto, ad oggi, ancora ieri sera, non funzionavano, diciamo così, i punti di luce, perché c'erano dei problemi dei trasformatori, da quanto ho avuto modo di appurare, e quindi continuano, sembra più una beffa che sono state messe in funzione le luci, però non funzionano in maniera adeguata. Quindi io un invito alla Giunta a sollecitare gli uffici competenti a prendere in carico la cosa, di procedere quanto prima alla messa in funzione, anche perché questa cosa ormai si protrae già da qualche mese e ancora tutto è rimasto invariato, nonostante anche il sottoscritto ha sollecitato l'ufficio competente. Grazie. Prego, signor Sindaco, rispetto a questo punto dell'ordine del giorno, che riguarda appunto la variazione numero 3 della terza, da quest'anno di oggi per l'esercizio 2018, in realtà è una proposta della Giunta, ma che ha dato seguito a quello che è stata una richiesta del responsabile dell'area tributaria, che comunque ha rispettato i parametri di cui all'articolo 175 del testo 1 del 267 del 2000, per cui garantiscono appunto la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, per cui nulla osta potete votare a favore di questo punto. Passiamo alla votazione. Approvata all'unanimità. Facciamo immediata esecutività, chi è favorevole all'immediata esecutività, anzi la mano. Approvato anche questo all'unanimità dei voti. Punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del programma finale 2019-2021, e anche annuale 2019, oggi pubblico. La parola all'assessore Ciano per la mia relazione. Grazie. Evidentemente all'approvazione del bilancio di previsione viene portata all'attenzione del Consiglio l'approvazione del programma regionale del 2020 in caso specifico della novità 2019-2021, in base a quello che quando è prevista la normativa del decreto legislativo numero 50 del 2016. Il programma regionale delle opere pubbliche è stato redatto sulla base di schemi tipo istituiti all'epoca dal Ministero delle Infrastrutture e redatte dal titolare dell'ufficio tecnico comunale. Con delibera di Giunta, ripeto, già è stato adottato il piano triennale e risulta agli atti del Consiglio di oggi, risulta pubblicato sul sito del Comune San Paolo. Ricordo che all'interno hanno inserito tutte le opere con un importo superiore a 100.000 euro, escluse quindi quelle per un importo inferiore, nonché per quelle che sono realizzate con un importo superiore a 1.000 euro, è necessario un importo studio di attività. Fondamentalmente non entro nel merito delle singole progettualità proposte nell'elenco, si tratta almeno di quelle già approvate nello scorso anno, con delle modifiche o un'integrazione rispetto a delle progettualità che sono potute presentare presso la regione in Campania, e due di queste già sono state oggetto di
finanziamento dello specifico, la via di collegamento tra la Sofia e l'ASI è stato oggetto di decreto che è venuto all'evento non più di 4 settimane fa. La messa in sicurezza invece dell'edificio della casa comunale è in fase di redazione di decreto, la scrittura di convenzione già è stata redatta e sottoscritta, e quindi fondamentalmente sono queste le due opere che vanno a integrare il passato piano delle opere pubbliche. Credo che il Consiglio sia nelle condizioni di poter integrare. Aspetta, discussione, chiedi il terreno, c'è del mille e poi il consigliere della posta? Grazie sindaco. Per quanto riguarda questo punto dell'ordine del giorno, nello scorrere l'elenco delle opere pubbliche del programma triennale per il triennio 19-21, abbiamo potuto costellare per l'ennesima volta alcune opere pubbliche, alcuni interventi che ormai sono decenni a questo punto, che sono inseriti in questo programma triennale, quindi lo chiamerei programma trentennale delle opere pubbliche più che triennale. Ma diamo anche una nota positiva, che è quella che nell'ultimo programma triennale c'era praticamente l'assenza totale di quella che era la frazione di Santa Maria a Toro. Noi lo portammo all'attenzione del Consiglio la scorsa volta che nel precedente piano triennale non c'era nessun intervento presso quella frazione. Facciamo anche delle proposte più o meno che potevano essere inserite nei piani triennali successivi, e devo essere sincero, ci sta. Ho trovato al punto 17 proprio il progetto di fattibilità per la riqualificazione della viabilità pubblica esistente di collegamento dall'area rurale al centro storico di Santa Maria a Toro. Quindi è stata inserita proprio una nostra proposta, quindi su questo noi siamo contenti che anche una proposta dell'opposizione sia stata recepita dalla Giunta, e per questo noi ci asterremo in attesa che queste opere poi siano concretamente un giorno fatte oggetto di finanziamento e poi effettivamente realizzate. Quindi solo per questo punto che è stato preso in considerazione, comunque da una proposta fatta che ci sta nei verbali dei consigli comunali dello scorso anno, noi ci asteniamo per un segno di buon auspicio affinché venga realizzata questa opera. Grazie. Grazie Presidente. La normativa vigente prevede che le modelli di attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge appunto sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. È vero che quando riportato nell'allegato della deliberazione dello scorso anno alcune di quelle, gran parte di quelle opere non sono state realizzate, ma la normativa prevede appunto di inserirli nel piano triennale che annuale. Beh, è abbastanza chiaro che non ha la possibilità questo comune di poter realizzare queste opere, per cui si può rivolgere alle enti sovracomunali che, come anche questo è abbastanza ben chiaro, non hanno facoltà economica. Voglio solamente fare un piccolo appunto, perché nella delibera dello scorso anno, per quanto riguarda San Maria a Toro, ho detto che era stata inserita qualche opera perché era arrivata all'interno del Consiglio Comunale e consigliere Florenza Latorella. Quindi già c'era, quindi forse era preso. Non lo dico per cui qualche opera forse ha avuto un impegno maggiore. Comunque, per quanto riguarda le opere in discussione, da rilevare che sono predisposte aspettando i documenti di programmazione e che la normativa urbanistica vigente, quindi basata alla normativa urbanistica vigente, quindi tali parametri non permettono una relativa approvazione. Bene, iniziamo la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Favorevole, chi si astiene alzi la mano. Quindi viene approvata con 9 favorevoli e 3 astensioni. Allora, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, approvata con la stessa identica votazione.
Punto 5 all'ordine del giorno, verifica aree fabbricate destinate alla residenza, alle attività produttive e terziarie, determinazione del prezzo di cessione, articolo 172, decreto legislativo numero 267, parla di me. Assessore Gianfranco. Grazie al Presidente, mi ha anticipato, riprendendo l'argomento appunto dell'ordine del giorno, in base al decreto legge 787 dell'81, fu stabilito che i comuni erano tenuti a evidenziare con particolare notazione gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, all'organizzazione, all'organizzazione e concessione di superficie di aree fabbricate destinate. Successivamente, in base alle ulteriori normative determinate successivamente, i comuni hanno avuto l'obbligo di provvedere annualmente con una deliberazione prima del bilancio, anche questo è un atto preventivo al bilancio di previsione 2019, a quantificare sia la quantità sia la qualità, quindi anche il prezzo delle aree da cedere di diritto di superficie oppure di proprietà. Il responsabile dell'ufficio tecnico, come ogni anno, ha elaborato una scheda tecnica con una stima analitica del prezzo di mercato, stabilendo fondamentalmente in 40 euro al metro quadro il prezzo per i lotti all'interno del piano insediamento produttivo e invece per 30 euro al metro quadro per quanto riguarda i lotti ricadenti nei vari piani di zona comunale. Credo che la documentazione andata al Consiglio sia sufficiente per disporre i consiglieri stessi nelle condizioni di poter esprimere in merito alla. Passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Approvato la delibera con 9 voti favorevoli e 3 astensioni. Facciamo l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Astensione la mano. Quindi approvata l'identica votazione. Favorevole, punto 6 all'ordine del giorno, piano per le alienazioni e le valorizzazioni di beni immobili di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge numero 112 del 2008, convertito con legge 133 del 2008 di determinazione. La parola all'assessore Ciano. Sì, Presidente, anche questo rappresenta un punto per quanto riguarda l'approvazione di piani di protezione comunitaria, no, riguarda il piano di alienazione e valorizzazione del bene comunale. In base al comune della legge 133 del 2008, i comuni annualmente sono obbligati a redigere un piano di protezione degli immobili che non sono ritenuti più comunitari per le pubbliche attività e per le attività istituzionali e che si intende alienare oppure valorizzare. Il comma 2 prevede inoltre che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, anche invariante allo strumento urbanistico vigente. Ci ha legato agli atti del Consiglio l'elenco di questi beni immobili, fondamentalmente corrisponde ai medesimi della novità precedente, sono solo stati stracciati i 4 lotti nel piano insediamento PIP dove è previsto l'intervento di edilizia scolastica. Chi deve intervenire? Consigliere Del Nilo e consigliere De Bruciani, grazie. In merito al piano dell'alienazione e valorizzazione comunale per l'anno 2019, a differenza del piano triennale delle opere pubbliche, notiamo con favore anche in questo caso che Santa Maria Tore invece è esclusa da queste alienazioni, in quanto noi avremmo preferito che, a parte la frazione di Santa Maria Tore, anche le scuole materne di Pagliara, ma come quella di Santa Maria in Crisone, essendo frazioni che non hanno luoghi di ritrovo comunali, quindi si tenesse in considerabile considerazione anche questa tematica, vale a dire che in una realtà piccola come può essere Pagliara, come può essere Santa Maria Tore, Santa Maria in Crisone, c'è bisogno, c'è necessità di tenere aperte, di tenere vive, di tenere in funzione, tanto da anche ad associazioni presenti sul territorio, la gestione questi edifici, perché fanno comunque
tengono viva una comunità piccola e pressoché caratterizzata da persone anziane. Altrimenti andremo incontro a quella che poi magari è avvenuta a Monte Rocchetta, dove l'unico luogo di aggregazione di proprietà comunale è stata data in vendita, ma poi alla fine ne è rimasta sprovvista l'intera popolazione. Ritornando alla questione precedente, giusto una parentesi, sindaco, se vede me lo consente, per questione dell'ordine del giorno, non intendevo, mi sono espresso male, l'anno precedente, ma quando si è insediata questa consigliatura, tanto è vero che ci fu un attacco anche con il consigliere La Torella nella scorsa consigliatura. L'ultimo atto di quella consigliatura precedente portammo all'attenzione che Santa Maria Torre era sprovvista di non era stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, tanto che lei di impulso mi rispose: Santa Maria Torre non ha bisogno di nulla, e io, la sacrosanta verità, e io su quello ci attaccavo un attimo e proposi, e lei mi disse che di cosa ha bisogno Santa Maria Torre, e io mi fece un elenco di quello che poteva essere inserito nei piani triennali successivi. Ci sono i verbali delle sedute di consiglio, e questo punto poi è stato effettivamente inserito quest'oggi. Quindi mi sono espresso male, io volevo dire la scorsa consigliatura, invece ho detto lo scorso anno, quindi lo scorso anno non era così, perché lei già era stato si era insediato in consiglio comunale. Quindi su questo punto dell'ordine del giorno noi voteremo contro, sperando, invito l'assessore Ciampa, che tutte le particelle che sono state inserite, quindi voteremo contro. Punto. Votiamo contro perché non vogliamo che le uniche strutture comunali presenti sul territorio, come appunto a Santa Maria Capitolina, come a Pagliara, siano messi in vendita, perché riteniamo comunque di abbiano un'utilità sociale per la popolazione soprattutto anziana, e spero che queste particelle che sono state inserite siano state inserite correttamente, non come gli anni scorsi che poi erano state inserite per particelle che già erano state vendute ai privati. Grazie. Grazie signor Sindaco. Allora voglio prima premettere che giustamente come non io prevedo la valorizzazione del patrimonio immobiliare, normalmente c'è bisogno appunto di espressa delibera, così come si dice la normativa vigente, e così come ha detto l'assessore Ciano, in base al DL 112 del 2008, convertito con modificazione di legge 133 del 2008. E così come effettuato con delibera numero 6 del 28 marzo 2018, quindi ovviamente le stesse progettazioni, che il gruppo di opposizione votò unanimemente a favore. Evidentemente ci si dimentica di quello che è stato fatto, così come evidentemente nominando più volte i verbali precedenti, forse si pensa che qualcuno non abbia cognizione di quello che si scrive, o perlomeno di quelli che sono i verbali discussi in epoche precedenti. Quindi detto ciò, voglio solamente aggiungere che in merito a queste opere l'ufficio tecnico ha già predisposto il bando per porre all'asta gli immobili, per cui rispetto a questo punto all'ordine del giorno, anche in considerazione che questo potrebbe portare dei benefici per le casse comunali, questo gruppo di maggioranza un po' che può dare fuori. Allora, c'è stata di replica? Dico, c'è di replica. Io soltanto per una precisazione ritengo che dovrebbe rappresentare. Da parte dell'amministrazione c'è grande attenzione al territorio, tant'è che a San Marino, a Marietto, a Pagliata, queste strutture sono utilizzate, ma come giustamente faceva sottolineare il consigliere Sacconciano nel suo intervento, noi dobbiamo tener conto anche di quelle che sono le normative legate al discorso economico finanziario, alla tenuta del bilancio. Quindi abbiamo necessità di supportare il bilancio che andremo ad approvare ogni un mese con situazioni concrete. Fino ad oggi non abbiamo, voglio dire, stressato
stato ho spinto per le vendite perché riteniamo importante e opportuno che vengano gli spazi puliti. Abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Chiaramente con le dovute rappresentazioni, anche perché questo è un rapporto bilaterale tra le associazioni che occupano le strutture e l'amministrazione stessa. E quindi questo è un dato estremamente significativo e importante. Vedremo in futuro rispetto a come si determineranno le condizioni, diciamo, economico finanziarie. Ma questi sono anche dovuti, come sottolineato l'assessore Dante, che vanno, sono propedeutici all'approvazione del bilancio previsionale. Quindi sono portati oggi perché dovremo approvare poi il bilancio previsionale sulla base di questi dati. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Approvato con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari. L'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Con identica votazione, 9 favorevoli e 3 contrari, approvate anche l'immediata esecutività. Punto 7 all'ordine del giorno. Risposta alle interrogazioni del gruppo di minoranza di gruppo solidarietà. Abbiamo tempo all'assessore Ciampi nella rappresentazione della risposta. Guardate un attimo la cartella dell'informazione. Queste sono le risposte. Agli annassi, in particolare quindi lungo la via San Nicola,
circa la situazione in cui versa la strada comunale in occasione di forti piogge, considerato le condizioni generali del manto stradale in più punti di dissestato e che sia in presenza anche con l'incrocio con la statale Appia, si chiede all'amministrazione quali provvedimenti intende adottare per la risoluzione del problema, avendo avuto segnalazione dei cittadini della contrada Palati circa la presenza di palle della pubblica illuminazione di venti o con i piedi a terra a seguito dei cattivi eventi meteorologici avvenuti nello scorso aprile 2018, considerato che persistere in detta condizione rappresenta un pericolo per la privata e pubblica comunità, chiede quali provvedimenti si intendono adottare. Avendo avuto segnalazione ai cittadini residenti della frazione Iannassi circa le condizioni di degrado in cui è tenuto il raccoglitore Caritas, divenuto per il comportamento incivile di alcuni deposito incontrollato di rifiuti di vario genere, considerato che persiste in tali condizioni e rappresenta un danno per la salute e l'igiene pubblica, si chiede quali provvedimenti l'amministrazione intende adottare per la risoluzione del problema. Il sottoscritto, avendo avuto segnalazione dai cittadini residenti della frazione di Annassi circa la presenza in via San Nicolo nel tratto di mezzo tra i semafori in croce stradale Appia e fine al centro abitato in direzione Santa Maria in Tesone, di cui asfalto dissestato, considerato che tale problema è stato più volte segnalato direttamente ai cittadini senza essere stato risolto, tenuto conto che rappresenta un pericolo per la privata e pubblica incolumità, chiede di procedere alla messa in sicurezza del manto stradale prima possibile nel tratto compreso tra i semafori in croce stradale Appia e fine al centro abitato in direzione Santa Maria in Tesone. Parliamo sempre di aprile 2018. Il sottoscritto, avendo avuto segnalazione ai cittadini residenti della via Elena, alla frazione Monte Rocchetto, circa la presenza in zona di un immobile di proprietà degli eredi dottor Coviello, lasciato in condizioni totali precarie di abbandono, considerato che rappresenta di fatto un serio pericolo per la privata e pubblica incolumità, tenuto conto che da diverse segnalazioni sembra che all'interno dell'immobile abbandonato vi sia la presenza di amianto, elemento questo che comporterebbe una grave circa il pericolo anche dal punto di vista igienico-sanitario, chiedetemi alla signoria vostra quali provvedimenti l'amministrazione comunale intende adottare per la risoluzione del problema. Giugno 2017. Il sottoscritto, avendo avuto segnalazione dai cittadini residenti della via Montebello in croce con via ex statale 7 Appia alla frazione di Nassi circa la presenza di una griglia pericolante d'apertura di una voragine lungo la carreggiata, considerato che trattasi di pericolo per la privata e pubblica incolumità, chiede quale provvedimento l'amministrazione intende adottare. Giugno 2017, questo è stato risolto. Il sottoscritto, avendo avuto segnalazione ai cittadini residenti della via San Nicola, della frazione Annassi, nella zona vicina ai parchi residenziali di Lapa e Papa Francesco, circa la presenza di un appezzamento di terreno lasciato in conto e con erba e buste alti facilmente infiammabili, poi è avvenuto, considerate che lo stesso si trova nelle immediate vicinanze di più abitazioni e che rappresenta un pericolo per la privata pubblica incolumità in caso di incendio. Questo lo scrivevamo il 7 luglio 2017, chiede quali provvedimenti l'amministrazione comunale intende adottare per la risoluzione di questo problema. Ed è simpatica la cosa perché il consigliere è stato già convocato con quest'ordine del giorno quando è avvenuto l'episodio dell'altro giorno. Non c'entra niente. No, l'incendio. Stiamo a 10 metri dall'incendio. Quindi immagino come sta. Il sottoscritto in qualità di capogruppo della lista, cioè noi siamo a giugno 2017, tenuto conto che avendo preso atto delle dimissioni dell'assessore Giuliana Cosco, stiamo parlando praticamente della preistoria politica di questo comune, ci si risponde dopo due anni. Per le vicende emerse a seguito dei nostri interventi nelle serie competenti, tenuto conto che nelle stesse vicende risulta ugualmente la stessa parte interessata l'assessore Enrico Ciampa, il quale nel 2012, oltre ad essere titolare della delega dei lavori pubblici e dell'urbanistica, era anche capo dell'ufficio tecnico comunale e ha materialmente firmato il legittimo contratto di locazione dell'immobile alla madre dell'assessore Bosco. Chiede a che titolo si è provveduto con ritorno di determinazione in qualità di responsabile del settore tecnico, la numero 182 del 25 agosto 2012. Ad approvare lo schema dell'avviso di pubblico incanto per la locazione dell'immobile di proprietà comunale incontrato con Montebello, se lo stesso immobile a catasto non risultava nemmeno essere iscritto all'apposito registro e quindi privo delle relative certificazioni di agibilità e di abilità e quindi dell'impossibilità di ospitare un'attività commerciale.
a che titolo è stato da lui sottoscritto un contratto per attività commerciale con durata 4+4 invece dei previsti 6+6 non registrato dall'Agenzia delle Entrate, quindi a nero con la mano dell'assessore Bosco, la quale non era in possesso nemmeno della licenza da parte dell'ufficio commercio. Come mai da capo dell'ufficio tecnico comunale non ha mai vigilato sugli abusi edilizi che la madre dell'assessore Bosco ha realizzato? Come mai l'assessore Ciampa ha partecipato nonostante fosse parte in causa, nonostante il suo comportamento avesse provocato un danno al comune e alla stessa famiglia ed ex assessore Bosco, la salute del giunto comunale del 7 del 2017, con la quale di fatto veniva scartata l'attività commerciale della madre dell'ex assessore Bosco. Per quanto concerne qui soltanto dire che il sindaco ha fatto gli atti susseguenti, ma stiamo parlando di cose del 2017. Il sottoscritto, vista la segnalazione da parte dei cittadini residenti nella zona circa presunti abusi edilizi realizzati nella contrada di Annassi, precisamente durante la costruzione dei cosiddetti parchi abitati del Papa Francesco, considerato che all'epoca dei parchi era già assessore il consigliere Nico Ciampa, per alcuni periodi in questione lo stesso ricopriva anche le cariche di capo dell'ufficio tecnico comunale. Tenuto conto che secondo le regole del piano di fabbricazione provvisoria l'area in questione poteva essere adottata solo se prima fossero state costruite le necessarie infrastrutture a servizio della persona residente, cosa non avvenuta se non in parte ma sicuramente dopo la realizzazione degli immobili, visto che in una delle strade di accesso agli immobili peraltro di proprietà privata per la presenza di valide per la pubblica illuminazione, chiede relazione dettagliata da parte dell'assessore delegato dell'ufficio tecnico comunale circa quanto richiesto. Chiede inoltre in relazione alla parte dell'ufficio della ragioneria sull'eventuale spesa per la colorazione dei predetti pali della pubblica illuminazione della strada privata di accesso ai parchi. Chiede infine in relazione dettagliata al capo dell'ufficio tecnico comunale circa le procedure tecniche, progetti iniziali, concessione di inizio ed eventuali modifiche successive ai progetti iniziali, tenendo presente la normativa del piano di propriazione provvisoria vigente e di conoscere i nomi dei proprietari sui cui terreni sono state realizzate le costruzioni e se ci fosse conflitto di interessi con il responsabile dell'ufficio tecnico di allora, degli assessori delegati dell'epoca, in quanto proprio familiari. Chiedo di ottenere risposta al prossimo Consiglio Comunale, giugno 2017. Grazie. Finalmente all'interrogazione sul protocollo di consulenza numero 2773/2018 risponde il tecnico architetto Rolando Rocco. Preliminarmente, secondo l'evidenza che le strade incontrate a Monte, Salvatenza e Pianella risultano essere in proprietà dei residenti. Si comunica al fine di evitare il disservizio dei cittadini residenti si è intervenuto per quanto di competenza al fine della risoluzione dei problemi posti dagli stessi. Interrogazione numero 2734/2018. Infatti ho parlato di strada comunale, non le strade private delle proprietà. Il tecnico ha risposto che per quanto riguarda il fine di evitare gli servizi si è intervenuto per quanto di competenza. Risponde sempre l'architetto Rolando, lungo la strada comunale Nocera sono stati chiusi alcune buche e alcuni progetti al fine di una buona rigimentazione delle acque piovane. Questa strada è stata interessata anche dai lavori di scavo e quasi in opera delle reti elettriche, idriche e del metano da parte delle rispettive società di servizio. Le stesse sono state indicate alla sistemazione definitiva degli stati. Protocollo 735, esame del 2018. Dunque l'estate di Via Mario e Mezzacapo risulta essere effettuato il taglio dell'erba e come anche la pulizia delle punette. Si precisa che lungo le due strade eccezionalmente è stato effettuato il secondo taglio dell'erba al fine di una migliore visibilità per le auto e per le strade. Sono sempre l'architetto Rocco Rolando all'interrogazione assunta al protocollo 2736/2018. Il tratto di strada di via San Nicola rientra nella competenza dell'amministrazione provincia di Benevento, in quanto la sede viale viene identificata come strada provinciale numero 23. In merito agli interventi da effettuare in data 13/2018, numero 1423, è stata inviata all'amministrazione provinciale di Benevento la diffida ad eseguire i lavori di manutenzione, chiusura buca, lungo le strade provinciali all'interno del territorio comunale, ai fini della pubblica e privata incolumità, dei pedoni e mezzi in transito. Conclusione, alla data odierna, sopra luogo effettuato, ha potuto constatare che lungo le strade provinciali del territorio comunale sono in corso i lavori di manutenzione e pulizia dei tratti di competenza dell'amministrazione provinciale. Sposta l'interrogazione assunta al protocollo 2733/2018. Il pericolo segnalato con la presente nota è stato eliminato tramite la ditta detta alla manutenzione della pubblica illuminazione
come anche è stata interessata la società Enel S.p.A. per la sistemazione di alcuni tratti di propria competenza. Protocollo 2738. Il contenitore per la raccolta differenziata degli abiti è stato rimosso con la sostituzione di uno più capiente al fine di evitare eventuali deposti nell'immediata vicinanza del contenitore stesso. Inoltre è stata invitata la ditta addetta alla raccolta degli abiti ad effettuare il prelievo ogni settimana per la sola frazione di Annassi. In merito agli interventi effettuati è stata invitata la ditta addetta alla raccolta degli abiti ad effettuare il prelievo ogni settimana per la sola frazione di Annassi. Conclusioni, alla data odierna, da sopra il 11/2/2019, alla data odierna, da sopralluogo effettuato, ho potuto constatare che nell'immediata vicinanza del contenitore non si notano depositi di indumenti. Si precisa che per qualche sacco di rifiuti indifferenziati depositato da persone civili, provvede direttamente alla ditta Edilizia Transfer S.p.A. Interrogazione assunta al protocollo 2272/2018. Il tratto di strada di via San Nicola rientra nella competenza dell'amministrazione provincia di Benevento, in quanto la sede viaria viene identificata come strada provinciale numero 23. In merito agli interventi da effettuare, in data 13/3/2018, numero 1423, è stata inviata all'amministrazione provinciale di Benevento la diffida di eseguire i lavori di manutenzione lungo il strada provinciale all'interno del territorio comunale, a fine della pubblica e privata incolumità dei pedoni e mezzi in transito. Conclusione, la data odierna del sopralluogo effettuato ho potuto constatare che lungo l'estate provinciale e il territorio comunale sono in corso i lavori di manutenzione e pulizia, vedi tratto frazione Toccaresa San Nicola, Vivo Ponte Pasta. Vista la richiesta del capogruppo sviluppo e solidarietà, data 23/6/2017, acquisita al protocollo in data 7/7/2017, comunica che il proprietario del direttore governo che i proprietari del mare, che rende il suo governo, in missione hanno provveduto a bonificare l'area e recentare la stessa. Se il tempo non c'era il contrario, non c'era. Responsabile del servizio, vista la richiesta di sviluppo, sviluppo e solidarietà, data 23/6/2017, comunica che la griglia sita in ex statale 7A per la frazione di Annassi è stata riparata e risistemata. 18/2019. Responsabile del servizio, vista la richiesta del capogruppo di gruppo di solidarietà data 7/7/2017, protocollo 3377, comunica che la pulizia del terreno adiacente ai parchi per il Lape e Papa Francesco è stata effettuata dalle autorità. Interrogazione gruppo consigliato di gruppo di solidarietà. Riscontro la vostra nota, protocollo 3432 del 12/7/2017, inerente all'oggetto per quanto di. Allora, notizie in merito all'approvazione dell'avviso pubblico della locazione dell'immobile di proprietà comunale sito della località Mondiale. Non si trova, il protocollo 15/2 a me è stato dato un altro protocollo, del 3376, quindi non so se invece l'oggetto l'oggetto è qui. Fermo restando che lo scrivente all'epoca dei fatti non rivestiva l'incarico di responsabile dell'area tecnica, si porta a conoscenza che la procedura in parola, a seguito di denuncia da parte di terzi, è stata oggetto di istruttoria da parte dei competenti organi giudiziari, di cui a tutt'oggi ancora non si conoscono le conclusioni. Nel merito si ribadisce inoltre che questa amministrazione, a seguito di accuse di vizi permesse al locatario, è intervenuto sia attraverso la decisione contrattuale sia con un'ordinanza di ripristino dello stato di fatto a cui l'autore dell'abuso è entrato. Posso solo rispondere, se permette, sì, che ad oggi, visto che Rolando di Sardegna è andato a generare una città per me, non c'è tanto, ad oggi posso dire che ancora c'è stata l'insegna di quell'attività commerciale sull'immobile di proprietà comunale, oggi 27 febbraio 2019. Notizia in merito a presunti abusi edilizi parte di là per Papa Francesco. Il riscontro della vostra nota, protocollo 34 del 12/7/2017,
Fermo restando che lo scrivente, all'epoca di fatto non rivestiva l'incarico di responsabile dell'area tecnica, si porta a conoscenza che il vigente programma di fabbricazione in direzione C di espansione non condiziona il rilascio dei permessi a costruire, ex licenze edilizie, alla preventiva approvazione di piani di lottizzazione, prevedendo invece l'intervento diretto delle costruzioni, senza condizionarli quindi alla preventiva esecuzione delle opere di urbanizzazione. Per quanto concerne i pali di pubblica illuminazione, lungo una delle strade di accesso agli immobili non sono stati reperiti atti tecnici o impegni contabili da parte di questa amministrazione. Ad ogni modo, a tutt'oggi, l'impianto in questione non risulta attivato. Per quanto concerne il pubblico pubblico interrogazione inerente ad eventuali concessioni edilizie, varianti, proprietari di terreni e conflitti di interessi, non essendo la richiesta sufficientemente dettagliata, non è possibile procedere ad una ricerca di archivio per dare una risposta esaustiva sull'argomento. Siccome poi mi ha chiesto direttamente di relazionare a me questa interrogazione, ho provveduto e ti leggo il mio riscontro. Riscontro all'interrogazione consigliare, protocollo 3375 del 10/7/2017. Con un'interrogazione consigliare, protocollo 3375 del 10/7/2017, il consigliere comunale Arturo Leone Bernino poneva una serie di domande al responsabile dell'ufficio tecnico e dall'assessore al ramo, supportate dal consolidato, da parte sua, metodo allusivo a carico del sottoscritto. Le stesse allusioni, nonché notizie false o distorte, riproposte recentemente e veicolate sui vari social. Ad ogni modo, ritengo istituzionalmente doveroso fornire al richiedente e al consiglio stesso delle risposte e delle rappresentazioni che mi auguro possano sgombrare una volta e per tutte il campo da qualsiasi allusione o rappresentazione distorta, artatamente e vigliaccamente posta in essere. Mi preme partire da una premessa fondamentale. In merito allo svolgimento delle interrogazioni consigliari, l'articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale testualmente riporta che le interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima domanda, tranne nei casi in cui venga effettuata durante tale seduta l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Pertanto, accreditare pubblicamente questa amministrazione e nel caso specifico il sottoscritto come colui che sfugge alle sue richieste è semplicemente un falso, immaginando probabilmente di poter continuare a non essere sbugiardato ed immaginando di poterne trarre da tali rappresentazioni distorte dei miseri tornaconti di tipo probabilmente elettorale. Del resto, come risulta agli atti del Consiglio Comunale di oggi, anche le ulteriori interrogazioni da lei presentate sono state oggetto di riscontro in data odierna e per le motivazioni appena rimaste. Consigliere Bernino, se lei per innescare una dialettica politica di basso profilo ha necessità di ricorrere a tali nefandezze, mi creda, è umiliante per la sua stessa persona e per il ruolo che ricopre in quest'Aula. Cerco di svolgere il mio compito di consigliere e di assessore comunale con profondo impegno e correttezza, ma con tutti i limiti dell'essere umano. E se ritiene opportuno, le potrei fornire io stesso delle dritte per attaccarmi politicamente. Ma di una cosa può essere certo: per amore e per rispetto della realtà in cui vivo e in cui vive tutto quello che più caro posseggo ed in cui continuo a vivere quotidianamente il ricordo e l'operato di quello che purtroppo materialmente non è più consentito possedere, mai scenderò sul campo di contrapposizione di basso profilo politico. Ed ancora meno se le medesime dovessero degenerare sul piano delle contrapposizioni personali. Non mi hanno mai entusiasmato e mai mi entusiasmeranno.
E se c'è una persona rispetto alla quale un giorno potrei essere sfuggente nel fornire risposte o repliche, mi creda, non è certo lei. Non mi sottraggo certo a fornirle delle puntuali risposte alle richieste da lei legittimamente avanzate nel corso dell'interrogazione. Secondo me. Ma mi sia altresì consentito di fornirle delle risposte anche a tutte le velate questioni in merito ad ipotetici interessi economici da parte del sottoscritto o dei miei familiari. Avrei potuto. L'ho detto allusione. Avrei potuto. Avrei potuto tranquillamente far finta di non averle percepite, anche perché lei disonestamente ha fatto ricorso al metodo allusivo, ma voglio sgombrare il campo da tutto. La prendo un po' alla larga, ma credo sia opportuno per una questione di chiarezza e di comprensione da parte di tutti. Prendo molto alla larga. Nei primi anni del 1900, i miei bisnonni acquistarono, nell'attuale zona di Contrada Iannassi, dei fondi agricoli identificabili pressappoco e parzialmente con l'attuale tratto ricadente tra i due impianti semaforici, sul lato destro in direzione San Giorgio del Sangue. Questi fondi sono entrati successivamente nella disponibilità prima dei figli, poi dei nipoti, poi dei figli dei nipoti. Considerando che i miei nonni avevano 8 figli, il fratello di mio nonno aveva altri 8 figli, un altro ne aveva 3 ed un altro ancora ne aveva 1, risulterà a tutti evidente, e mi auguro soprattutto a lei, consigliere Bernillo, che l'originario fondo agricolo nel corso del XX secolo ha subito una miriade di frazionamenti e di relative quote proprietarie. Nel 1974, con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, veniva approvato il programma di fabbricazione comunale, uno strumento urbanistico tuttora vigente, precisamente un anno dopo la nascita del sottoscritto. Non credo che la pianificazione urbanistica di Contrada Iannassi sia stata frutto di una mia iniziativa, tantomeno di questa amministrazione. Attribuirmi potere del genere ritengo sia un esercizio di grande stima da parte sua e di riconoscimenti che probabilmente potrebbero essere validi solo nel mondo del paranormale. A partire dal 1974 si è determinato quindi in Contrada Iannassi, allora denominata diversamente, un nuovo assetto urbanistico sulla base di uno strumento regolarmente autorizzato ed a seguito del quale tutte le costruzioni, ripeto, tutte le costruzioni, sono state disciplinate dal medesimo regolamento e dai medesimi parametri. Con tutti i suoi limiti, quello strumento urbanistico e chi ha concepito quello strumento urbanistico hanno avuto la lungimiranza di proiettare la realtà di Contrada Iannassi in una dimensione concorrenziale con la città capoluogo e con il suo interno. Le regole del gioco che successivamente si sono determinate in loco non le ha dettate né il sottoscritto e né questa amministrazione o le precedenti amministrazioni. Le ha dettate semplicemente il mercato con la intrinseca sintesi tra domanda ed offerta. Il diritto di edificabilità attribuito ai suoli nel 1974 ha creato le condizioni e i presupposti affinché il mercato stesso potesse trovare la sua legittimazione. Le posso garantire che tale diritto di edificabilità in molti casi ha rappresentato solo un onere fiscale sulle spalle dei proprietari e la vendita del bene negli anni successivi non è stato altro che una forma di compensazione di quanto già precedentemente anticipato e da un netto di tutte le ulteriori problematiche fiscali. Nel caso specifico della mia famiglia, questo diritto di edificabilità sul terreno appartenenti per donazione al mio padre ha consentito esclusivamente la possibilità di poter realizzare degli immobili familiari di residenza che sono stati il frutto di decenni di sacrifici dei miei genitori. Mio padre era un dipendente del Ministero della Difesa, terminava il proprio lavoro quotidiano alle 14, ma da quel momento iniziava una nuova attività lavorativa fino a tarda notte. Con il supporto di mia madre e di noi figli abbiamo prima coltivato il tabacco per diversi anni per poter realizzare la nostra casa,
Successivamente abbiamo aperto un'attività commerciale in zona che per 40 anni ci ha consentito di realizzare i nostri sogni. L'ultima vacanza insieme l'abbiamo fatta il giorno prima di aprire l'attività commerciale. Tutto questo per dire, tutto questo per dirle che gli immobili di proprietà della mia famiglia e dei miei parenti, realizzati in contrada e a Nassi, sono stati il frutto di sacrifici e non certo di speculazioni edilizie a cui lei vigliaccamente ha Nel caso specifico delle realizzazioni relative agli immobili richiamati nella interrogazione, mi preme rappresentarvi due aspetti ad integrazione del riscontro tecnico redatto dall'attuale responsabile dell'ufficio. Ho rivestito con onore l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico per circa un anno. L'ho fatto assumendomi delle responsabilità a titolo completamente gratuito, consentendo all'ente di concretizzare un risparmio economico non indifferente, e l'ho svolto senza alcuna forma di incompatibilità. I terreni su cui sono stati realizzati gli immobili erano nelle disponibilità dei miei parenti rispettivamente sino all'anno 2007 e 2010, quindi precedentemente al mio incarico di assessore. Nello specifico le rappresento. Allora, qui ho l'italiano. Nello specifico le rappresento che appartenevano rispettivamente ad una sorella di mio padre, ad un cugino di mio padre, alla moglie di un cugino di mio padre e alla figlia di un cugino di mio padre, tutti residenti fuori regione. Per quanto riguarda il lotto di proprietà della sorella di mio padre, essendo la stessa appartenente ad un ordine ecclesiastico, il ricavato della vendita è stato interamente beneficiato dallo stesso ordine in virtù di un loro statuto e del rispetto del medesimo. Tutte queste informazioni non credevo le fossero dovute, ma tant'è. Un'ultima battuta sulla richiesta di dimissione da lei sbandierata in questi giorni. In quest'aula ci sono 12 consiglieri ed un ulteriore assessore esterno che sono legittimati moralmente, oggi e sempre, a poter chiedere le dimissioni del sottoscritto indipendente dalle motivazioni. C'è un solo consigliere che non è legittimato moralmente a fare, né oggi né mai, e questo è lei, consigliere Bernini. E non è moralmente legittimato a farlo per vicende che la riguardano e da cui volutamente è venuto, non per vigliaccheria, ma esclusivamente per una questione di stile. Perché io al suo posto, mi creda, non avrei esitato un secondo a non mettere mai più piede in quest'aula, invece di proseguire nel vergognoso e vano tentativo di sdoganare una nuova ed aurea immagine, infangando gratuitamente, attivamente e scientificamente l'altrui operato per miseri scopi personali. Bene, chiuso il consiglio, se passiamo a sentiamo sopra.